Allora, eccoci, siamo in via Ilva, nel palazzo dove è stata fatta un'operazione immobiliare, è stato rifatto tutto, quindi completamente nuovo in tempi molto recenti. Siamo al primo piano di questo bilocale, alla mia spalle abbiamo la porta blindata di accesso e poi ci portiamo a fare una visita all'interno. Quindi qui abbiamo la zona giorno, attrezzata di cucina e zona living. La cucina che vediamo è della proprietà, quindi rimane anche per il nuovo inquilino. Gli arredi che vediamo invece sono dell'inquilino che eventualmente potrebbe lasciarli a prezzi molto interessanti oppure svuotare tutto e liberare. Quindi rimarrebbe di fatto solo la cucina. Lì dall'ingresso abbiamo una piccola dispensa, comunque molto comoda. Dritto davanti a me abbiamo la camera matrimoniale. Ovviamente ci sono i doppi vetri, ovviamente tutto centralizzato, riscaldamento e raffreddamento, quindi aria condizionata e riscaldamento, con ottimizzazione dei consumi perché è una ristrutturazione recente modernissima, quindi poi con dei costi di gestione e di manutenzione molto contenuti. Alla nostra sinistra abbiamo una specie di antibagno dove è stata ricavata una zona lavanderia, una zona lavatrice e il bagno. Bagno, doccia, sanitari sospesi. Via Ilva, cuore di Carignano. Eventualmente c'è la possibilità di avere un posto auto, diciamo chiuso da cancello scoperto. Ecco, panoramica della zona giorno, dove abbiamo appunto detto che la cucina rimane, il resto degli arredi volendo possono essere acquistati dal vecchio inquilino. E l'appartamento sarà disponibile dal fine giugno, primi di luglio. Ecco, e qua e c'è anche, scusate, una comoda cantina adiacente, ma molto adiacente all'ingresso dell'appartamento. Ecco, e qua terminiamo il nostro giro.